Amici, si ripetono le condizioni di ieri, anzi forse a tratti il vento è anche più noioso, però oggi la differenza è che doveva mollare di intensità per dar modo al vento termico di nord-ovest di entrare come sta girando ora. Questo è avvenuto molto tardi, ci ha fatto sballottare un pochino, però diciamo che fondamentalmente all'ancora si stava anche benino. L'unica cosa fastidiosa è che purtroppo anche oggi si protrae il problema delle boghe, come quest'anno mai, sempre più insistenti, sto prendendo un po' di schizzi, sempre più insistenti e mangiano dannate con quei dentini e danneggiano un po' l'azione di pesca, perché attenzione, non solo sgombri, non solo sui garelli, ma sul fondo ci sono anche altri pesci. Non a caso il ormai praticissimo Mirko sa pescare, sa cambiare tecnica, infatti vuole andare sul fondo e trova una bella orata. Io mi ripeto come lui, voglio anch'io cercare un pesce diverso e mi mangia subito un'orata. Discretoccia anche questa, poi purtroppo il tappeto di boghe si abbassa e diciamo che non si riesce a pescare, però bravissimi ragazzi del campito di Bisenzio, un polso veramente allenato, ovvio, per tanti anni di trotalago, e quindi Davide e compagno riescono a fare un bel bottino veramente di pesci azzurri. Sono mancati un po' di sgombri, così il gruppo di Mirko Fiacchini con lo zio e l'amico, e nonostante tutto riescono a salpare tanti sugherelli, quindi pesce azzurro in aumento, sgombri a tratti, forse dovuto anche al fatto che l'acqua è bianca, lo sgombro vuole un pochino di acqua azzurra, non so se più ossigenato, perlomeno insomma più trasparente, con l'acqua ferma, insaccata e mossa dal vento di terra sembra che si allontani, si sdegni. Però attenzione, perché entriamo sempre mano a mano nel vivo della stagione del light drifting, quindi gli amanti di questa specialità mi possono chiamare a questo numero e prenotare l'uscita di pesca. Ancora rimane ferma, ovattata l'idea di uscire la notte, perché fino a che non c'è un tempo diciamo stabile, con venti diciamo deboli, perché con questi regimi qui di brezza, a volte anche moderata, e moderato in una scala di venti vuol dire anche intenso, soprattutto per chi ha barche piccolotte come questa, quindi insomma è difficile programmare l'uscita di notte, ma sarebbe buono, perché il periodo c'è, i Serra ci sono entrati, insieme a Serra può mangiare anche qualche spigolo e qualche orata, come l'anno scorso testimoniano alcune bellissime uscite. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite di pesca. Tutte le volte che rientro farò un resoconto dell'uscita di pesca,